Bene amici, eccoci ritrovati con Resident Evil, nuovo episodio per noi. Siamo con Rebecca, come al solito, ormai tutti gli episodi partono da qui perché le macchine da scrivere sono più o meno sempre quelle. Andiamo a posare il nastro inchiostratore. Abbiamo con noi lo spartito musicale e il fertilizzante, perché vi avevo promesso che saremmo andati a vedere quelle due aree, quindi non perdiamo tempo e dirigiamoci a vedere prima l'area del fertilizzante, perché a livello di mappa è la più vicina a noi. Vediamo un po'. Anche perché io sono convinto che l'altra volta, quando avevo visto quella stanza lì, avevo visto proprio quelle piante che mi sembravano velenose. E non mi sembrava la classica pianta che abbatti a colpi di pistola, ecco. E se conosco Resident Evil è tutto un po' un enigma, un indovinello. Vediamo sempre piano, che io ho paura che questo sfonda la finestra. Poi magari la sfonda lo stesso, però intanto camminiamo piano. Allora, vediamo un po' come funziona qui. Porco. Allora, lì ci sono anche delle piantine verdi da premere, però facciamo un po' così. Perché di questa pompa dell'acqua è aperto. Pompare l'acqua, sì, su quale colore vuoi impostare? Allora, andiamo a vedere il verde dove va. Ok, quelle piantine verdi sono tutte da prendere per la vita. L'acqua è già stata pompata. Fermare la pompa, sì. Il coperchio di questa pompa è aperto, pompare l'acqua. Dove lo vuoi impostare? Interruttore rosso. Ok, se lo pompo nell'interruttore rosso le annaffio, però mi sa che le faccio solo incazzare di più. L'acqua è già stata pompata. Fermare la pompa, sì. Facciamo così. Noi adesso andiamo a mettere il fertilizzante qua dentro. Sa che l'acqua è diventata tipo rossa. È aperto. Pompare l'acqua, sì. Lo pompiamo invece su l'interruttore rosso, che così colpiamo le piante schifose. Perfetto. Perfetto, ottimo direi. Così sono schiattate tutte. Come premio ci sono rimaste tutte le piantine verdi da voler raccogliere. Quando vogliamo veniamo qua e ricarichiamo la vita all'infinito. Perché se avessimo spruzzato il fertilizzante sulle piante le avremmo distrutte, quindi si sarebbero rinsecchite. Cos'è questa? La la, una delle maschere mortuarie. Quelle da mettere sotto nella mega cripta. Boh raga, tanta roba, allora. Allora, sto pensando se portarmi dietro un po' di vita o lasciarla tutta qua. Potrebbe avere senso prenderla, potrebbe avere senso lasciarla qua. Direi che tra le due cose forse possiamo anche trovare un compromesso, che è dire: noi ne prendiamo due di queste vite qui. Vedete, facciamo così. E poi andiamo a fare cos'ha. Facciamo, combina uno, combina l'altro, e abbiamo il doppio verde, e le altre le lasciamo qui. Ci rimane comunque uno spazio vuoto, che un minimo di possibilità ce le dà. E adesso andiamo a fare il gioco dello spartito. Sempre piano, perché porca miseria. No 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 raga, boh, fuggire proprio alla massima potenza. Ma io lo sapevo che prima o poi sarebbe successo, però cavolo, non me ne aspettavo che ce n'erano persino due. E allora lì forse andava, era meglio se raccoglievo tutto quello che c'era. Perché ora tornare in quel corridoio, non lo so mica se ci torno. Cioè, se le avessimo portate tutte con noi era più sicuro. Vabbè. Raga, non è che si può sapere tutto. Cioè, se volete prima o poi vi posso portare anche una speedrun di Resident Evil 0. Però, insomma, non fa proprio per me. O meglio, cioè, le ho fatte le speedrun, però preferisco portarvi le cose, spiegarvi il perché e soprattutto giocarle insieme con pochi ricordi, dove è un enigma un po' anche per me, ecco. È più bello così. Mamma mia, Chris. Cos'è? It's me, Chris. Sono io, Chris. Rebecca. That sounded like sembrava la sonata al chiaro di luna. Can you play? Sai suonare?
non si siede? È proprio uguale a quella che stava suonando Chris. Madonna. Che figa, raga. What was that? La My stonata. interpretation is off a little. Let me practice for a while. Va bene, lascia che si Sure. eserciti un po'. But don't get too carried away. Oh, I won't. Che figo. Per ora ci siamo persi la possibilità diciamo di farci curare da lei perché così non è più possibile, ecco, cioè se lei è in questa stanza non sarà nell'altra, forse dovevo sfruttarla prima, oppure non sarei dovuto venire al pianoforte e allora avrei potuto ancora recuperare. Rebecca sta suonando il pianoforte, chissà però per quanto tempo lo deve fare. Allora, partiamo dal fatto che ora avrei una mezza idea di dove possiamo andare. Possiamo andare sicuramente a... Ah, ok, sì, stavo vedendo lì là. Ok, possiamo provare ad andare a sistemare la maschera. Quindi, comunque, nel frattempo, se non c'è proprio altro da fare. Aspetta. Ho sentito una porta sbattere. No, vabbè, raga, non può, cioè. Dai, minchia, ma adesso di nuovo gli zombie su quel corridoio. Ma dai, ma è un'ingiustizia. Cioè, ma. Ma dai, ma veramente, ma cos'è? Adesso mi to. Cioè, ho fatto di tutto per liberarmi quel corridoio perché sapevo di doverci passare un po' di volte. Ma porca di quella miseria. Cioè, persino Chris si blocca nella colonna perché vuole dargli una testata. Ora, io la maschera la posso anche andare a mettere. Tra l'altro c'era anche un tipo lì sotto. Quindi un casino proprio. Mo' quello, già una volta gli avevamo piantato il coltello. Cos'è, impossibile che non c'è. E mi ricordo chiaramente di lui. Che fermo, però è fermo. Mi sa che ci sono anche dei colpi di fucile a pompa lì. Potremmo anche provare a recuperarli, eh. Potremmo provarci. Può avere senso, però bisogna andare a disturbarlo. E alla fine dei... non lo so. Si può dribblare, qui lo spazio per dribblare con un po' di impegno c'è. Allora, un volto di pietra con un foro posto negli occhi. Ah, è vero, io non l'ho neanche esaminata sta maschera. Esamina. Senza occhi. Beh, quelle pietrine rosse, niente di insolito. Senza occhi, allora dobbiamo prima capire qual è quella senza occhi. Vabbè, allora questa è proprio davanti a me. Mamma. Però è ancora grande, prima di andare a tirare fuori quel demonio che c'è lì dentro. Che poi perché dobbiamo tirare fuori proprio lui? Io non riesco a capire questa cosa, scusatemi, eh. Però. Vabbè, in realtà io sto uscendo da qua. Però non ho. Ah, ok, qui è la cella frigorifera lì sotto, capito. Non ho la benché minima idea di dove possiamo andare a finire ora. Cioè, nel senso, ci servirebbe anche una chiave. Però dov'è che devo andare per prenderla? Non lo so. Ci sono delle stanze, ma delle stanze che... Sto vedendo tutto quello che è, però molte sono chiuse. Cioè, in realtà io da qui non è che so proprio dove dobbiamo andare. Mi sa che ce la dobbiamo studiare un po' con calma. Però
camminare piano perché sennò lo svegliamo. Perché sono convinto che quelli sono colpi del fucile a pompa. Però anche averlo in mezzo alle balle lui non è il massimo. Vabbè, svegliamolo. Svegliamolo, lo faccio venire. Non spreco colpi, raga, io ve lo dico. Magari ci rimetto la vita in tutto questo, ma... Cavolo, è difficile muoversi con le visuali. Ve lo assicuro che è difficile. Allora, ok, prendere cartucce del fucile a pompa, sì. C'è altro da prendere qui, no? Benissimo, 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 buono, ok. Tutto a posto a Ferragosto, ce ne andiamo. Il problema è, non è che vi posso fare un episodio da 10 minuti. Soprattutto dobbiamo andare anche avanti. Avanti però presso che direzione, cioè dov'è più furbo andare, che cosa dobbiamo andare a esaminare. Allora, non mi ricordo se da qua mi era uscito qualcuno. Potrebbe anche essere di sì. Potrebbe anche essere di sì. Diventa davvero un pasticcio. Ma scusate, questa in tutta sta storia non l'avevo ancora aperta. No, vabbè, raga. Cioè, adesso è successo per caso. Cioè, stavo per riaprire la mappa, invece ho schiacciato. Urca, che parte enorme. Ma come ho fatto poi a non accorgermi di una roba del genere? Ah, perché questo è il pezzo nella mappa aggiuntiva. Di nuovo tipo serra. Vediamo cosa c'è qui, allora. Bello sto tavolino in cristallo, mi piace tanto. Visuale. Ok, mi ricoglionevo un po'. Ok, qui siamo dall'alto, dove sotto c'erano anche forse i cani. A parte che voi vi eravate persi dello scorso episodio. Del giardino dove ho preso il fertilizzante, ecco. Prendere pugnale. Beh sì, il pugnale sono contento, ma... Una pianta danneggiata dall'esposizione degli elementi naturali. Cos'è? È Forest del Team Bravo, il suo corpo è coperto di profonde ferite. No. Ma cosa mai l'avrà ridotto così? Vabbè, non lo so, forse i cani. Cosa può averlo ridotto così? Non so, se non me lo dice lui. Pianta, fogliame. Ho usato la panchina come podio. Ma... Sì, boh, qua in realtà andare qua non mi porta da nessuna parte. Ci andiamo per completezza dell'opera, ma... Due piantine verdi. Un po' di spazio volendo lo abbiamo. Oh, non mi piace come sono poste. Cos'è successo? Cos'è? No vabbè raga, sto Forest del demonio, piantali il coltello. Spingilo via. No vabbè raga, ma quanta vita mi ha tolto. C'è addirittura attenzione. Ma minchia, però io sono equipaggiato, cioè perché non mi fa fare le cose? Ma dai, oh! Ma perché? Ma perché, voglio dire io? Perché? No, vabbè, raga, questa è la mia fine, perché è chiaro che morirò qui. Non ho neanche preso le piantine alla fine. E se non ce la faccio uscire da qua che mi blocco, muoio. Boh, io, raga, non so che cosa dirvi. Non è possibile una cosa del genere, cioè... Ma porca miseria che non mi faccio mai i fatti miei. E adesso siamo di nuovo come attenzione. Però adesso mi ha fatto incazzare. Adesso quello mi ha fatto incazzare, quel Forest di merda. Cioè sono venuto fino lì, non ho preso le piantine, ho sprecato dei colpi. Adesso non mi ricordo neanche se ci sono dei nemici qui.
Però adesso io sono incazzato come una bestia, vado a prendere il fucile a pompa, adesso glielo faccio vedere io, Forrest. Ah, se glielo faccio vedere io. Colpi di pistola non ne spreco di sicuro più dietro quel cretino, eh. Basta così, mi sono rotto l'anima. Non è possibile andare avanti a sprecare colpi su colpi su colpi che poi non fanno neanche niente. Ho perso vita, quantità industriale. Sì, lo so che c'ho ancora da recuperarmi quella, ma boh, facciamo così. Mi poggio sta pistola direttamente. Mi poggio sta chiave della villa, che tanto io non so neanche che cosa me ne posso più fare. Però mi sa, no, la chiave della villa devo sempre portare, perché sennò non mi fa muovere. Fammi posare i colpi. 15 e 15, non siamo messi per niente male a livello di colpi, però adesso mi ha fatto proprio incazzare quell'uomo di merda, eh. Piglio la piantina verde così. Adesso tra l'altro sono giallo. Ah, però forse raga mi mancava la chiave. Però io sono comunque incazzato come una bestia. Sono proprio incazzato come una bestia con quello. E adesso mi vede. Forse però se i colpi sono anche pochi. Però ce li faccio un bastare, non frega più niente, voglio più spazio. Voglio poter prendere un po' di roba in giro. Perché vi ripeto, è vero che ne ho lasciate un po' ovunque. Mi ricordo che per esempio nella stanza quella dove c'era la ragnatele, dove abbiamo curato il compagno del team Bravo, l'avevamo lasciata, se non sbaglio, almeno una piantina. Forse una l'avevamo presa, l'altra l'avevo lasciata. Qui anche dobbiamo fare i conti con sta stanza, perché è evidente che ci sia un enigma da risolvere. Però lui adesso la deve pagare per quello che ha fatto. Mi devo riprendere tutta la vita che mi ha tolto. Soprattutto deve morire. Caro il mio amico, vieni qua. Dove sei? Vieni fuori. Vieni. Vieni qua, schifoso maledetto. Paura di sparare che non sono abbastanza vicino. È brutto di uno schifoso di un Forest. Forse mi sarei dovuto portare anche la fiaschetta, per lui. Perché comunque, raga, oh, ma chi è? Dai, troppo forte sto Forest. Tre colpi di fucile a pompa, 3.000 di pistola, e che cavolo era un boss? Ma che poi parliamoci anche chiaro, no? Io sono venuto fin qui, ma per prendere che cosa? Niente! Niente, cioè, se mi facevo i fatti miei, risparmiavo colpi del fucile a pompa e anche piantine. Però ormai era la soddisfazione di ammazzare il Forest schifoso. Cioè, questo era da lanciare giù da un balcone, quel Forest merdoso, guardate, ce l'ho in odio con lui. Però ora si è preso quello che meritava. Qui sti cambi di visuale, limite del possibile. Ora, tra l'altro qua si può uscire? No. Ci parla solo di nebbia e altri fatti e misfatti oscuri. Va bene, allora io direi che è arrivato anche il momento di provare a risolvere l'enigma più difficile di tutti. Questo di cui io proprio non ho la minima idea di che cavolo devo fare qua dentro. Cioè, questo raga, io secondo me lo sbaglio. Questo lo sbaglio perché parliamoci chiaro, è troppo difficile da risolvere.
Vedete che vengono avanti un raga, li ho visti muoversi anche dopo che si sono mossi. Ma sto puntando col fucile a pompa, non reagiscono. Allora, si possono spingere, però capiamo qualcosa. C'è qualcosa in questa rientranza, ma la grata ti impedisce di afferrarlo. Allora, il cavaliere addormentato. Il cavaliere addormentato non dice niente in merito a queste cose qui. Però vedo che c'è. In teoria, Scudo. Scudo c'è. Ascia o gladio, mi sembra quest'arma di qui a fianco c'è. Dovrebbe essercene uno con la spada e uno con... questo che non mi torna. C'è quello con lo scudo. C'è, l'abbiamo, ok. Poi però... Ah, ok, questa lancia qui forse è questa di qui. E questa ascia qua è la seconda. Però... Sì, stavo per dire, hanno tutti una cornice intorno, no? Ma in realtà forse si tratta di un ordine in cui vanno spinte dentro. Allora io direi, partiamo dallo scudo. Facciamo così. E spingendo quello dello scudo è rientrato anche quello della spada. Spingendo. Quello dello scudo è rientrato quello della spada. Quindi ora spingendo quello con la lancia. Cosa fa? Rientra quello con l'ascia? È rientrato quello con la spada. Forse li devo mandare tutti dentro, Potrebbe essere questa la cosa. Però ora se spingo quello con lo scudo rientra quello con la spada. Oh, io li ho fatti rientrare tutti, bene o male, Però vedo che mi impedisce di afferrarlo in ogni caso. Facciamo così, proviamoci ora, va? Maledetto colui che disturba il mio sonno. C'è un interruttore, premere sì, proviamoci. Oh, forse ce l'abbiamo anche fatta, Una scatola misteriosa. Porta gioie. Io in ogni caso... Boh, mi sento tranquillo, allora va bene. Facciamo così. Esaminiamo il portagioie, c'è un interruttore, premerlo sì. C'è un'immagine del sole e della luna. La targa dice la luce del sole mi sveglierà. Cavolo. Sembra proprio complicato. C'è un interruttore, premerlo sì. C'è un interruttore, premerlo sì. Ah, non succederà niente. C'è un interruttore, premerlo sì. Sembra che tu abbia fallito. Ah, ok, allora aspettate un attimo, forse ho capito. Parla della luce del sole, quindi io direi... Quindi quando ho schiacciato prima qui era il sole e ora devo vedere l'altra parte del sole, che sicuramente non è questa, sicuramente non è questa. Sicuramente direi che potrebbe essere questo. Eccola la luce del sole. Vai, allora così, seconda maschera. Bene, molto bene. Allora, abbiamo anche la seconda maschera da posizionarci. In ogni caso, non cambiano le cose. Sono felice che tutto sommato l'indovinello era più facile del dovuto. Lo ricordavo molto più difficile, molto più estremo. Invece, boh, ne siamo venuti fuori abbastanza facilmente. Questo è molto positivo.
Potrei andarla a posare già giù adesso. Potremmo di nuovo avere a che fare con lo zombie del demonio, che non mi piace tanto, perché non lo so se è tornato al suo posto. Sinceramente lo dribbli finché stai a girare. Quando vai sotto, se lui non era fermo, calmo, non lo dribbli. Cioè lui deve tornare al suo posto, lì fermo, seduto. Allora in quel caso camminando molto piano. Molto piano, Perfetto, è anche girato di schiena. Continua a spingere l'analogico così, piano, piano, con fermezza, tranquillità, sicurezza. E appena mi cambia la visuale schiaccio l'analogico giù come se fosse il pedale di Fast and Furious. Via così. Spariamo. Allora, facciamo così. Esamina. Senza occhi, naso, bocca. Ok. Naso, occhi, bocca. Forse questa qui. Allora, con fuori al posto di occhi, naso e bocca. Sì, è la seconda. Va bene. E abbiamo recuperato ben due maschere. Porca miseria. Raga, questo viene giù in spezza in due. Con tre colpi del fucile a pompa io sono finito se quello scende giù veramente. Guardate proprio sulla mia testa ormai. Occhio per occhio, dente per dente. Eh sì, ma mi sa che qui è dente per dente. E i perdenti siamo noi. Va bene amici, allora, io direi, per questo episodio tutto sommato abbiamo fatto già abbastanza. Non ho comunque nuove idee su dove andare, se non andare a vedere se quella mona lì ha finito di imparare quella canzone benedetta al piano. Tra l'altro non so cosa concluda, non so neanche se è fine a se stesso oppure effettivamente cambia le cose. Quindi io cammino sempre piano per non svegliarlo, non dargli motivo di incazzarsi. Quindi noi andiamo a salvare adesso e poi ci riproviamo il prossimo episodio a continuare. Ora sto pensando forse il posto più sicuro dove andare a salvare, o meglio anche il più vicino. Cioè, per carità, ci sarebbe la macchina da scrivere lì, ma non ho i salvataggi. Forse la zona più tranquilla. E lì hanno sfondato anche le finestre. Quindi non è cosa da poco passare lì. Sono veramente molto molto indeciso sul tipo di strada da adottare. Forse il posto più sicuro che mi è rimasto è questo. A questo punto, E poi si parla sempre di posto sicuro, ma è tutta la villa ormai. Stanze che prima passi diventano meno sicure, diventano inaccessibili. Cioè, non potendo eliminare tutti i nemici a questa difficoltà, ci si lascia indietro una valanga di nemici. Quindi noi ora la maschera l'abbiamo inserita e ora andiamo sotto a salvare, ecco. Così noi comunque ci siamo tolti due maschere su quattro. Poi comunque liberare da quel sarcofago chiunque ci sia lì dentro, non so effettivamente che cosa mi può dare di cui ho così tanta necessità. Io in questo momento quello di cui avrei veramente reale necessità è un'altra chiave, tipo quelle dell'elmo, di queste cose qui, scudo, quello che continuo a parlare, che mi permettono di poter aprire le altre porte della villa, perché così ho un po' le mani legate, non saprei dove devo andarmene, ecco. Va bene qui, va bene che magari mi posso ancora caricare il mio fucile a pompa con un po' di colpi. È un buon compromesso, è questo qui che abbiamo attuale, dai. Salviamo, nastro inchiostratore. E noi saliamo qui e ci vediamo con il prossimo episodio. Quindi consigliatemi nei commenti se sapete voi dove andare o cosa volete che io faccia al prossimo episodio. Cercherò di accontentarvi, prenderemo quella direzione. Un saluto, ciao a tutti!